Ben ritrovati a tutti quanti, anche oggi di nuovo siamo qui a parlare di donazione di midollo osseo. Abbiamo parlato con Emanuela Imprescia, la presidentessa dell'ADVO, abbiamo avuto l'occasione di parlare con qualcuno che ha dovuto purtroppo subire un trapianto e che ora sta molto meglio, e oggi invece siamo qui con Roland Piccoli, che invece è un donatore. Grazie intanto Buongiorno. Per averci concesso l'intervista e il tuo tempo. Quando inizia la tua avventura? Quando decidi di donare, di fare la tipizzazione? Ma io mi sono tipizzato intorno agli anni 2000, non mi ricordo se era 2000 o 2001, e ero un donatore di sangue e nell'attesa per la donazione del sangue ho letto l'opuscolo dell'ADMO e mi è sembrata la logica conseguenza, non dico di dovere civico, ma comunque insomma una cosa che apprezzabile e che poteva insomma aiutare a salvare una vita a qualcuno. Quindi mi sono tipizzato in quel momento. Nessuna conoscenza, nessuna diciamo esperienza legata strettamente alle leucemie, semplicemente una persona che ha deciso di donare. Sì, no, non avevo nessuna esperienza di contatto con questo tipo di malattia, non avevo familiari né parenti né amici che avevano avuto questa malattia. Quindi hai visto l'opuscolo? E cosa hai fatto? Diciamolo, è molto semplice, si va in ospedale. Ero a fare la donazione del sangue quel giorno, ho compilato l'opuscolo, chiaramente non ho potuto tipizzarmi quel giorno perché dopo la compilazione c'è comunque un minimo di procedura in cui vieni informato su quali sono le procedure che sono legate alla donazione di midollo osseo o di cellule staminali per sangue periferico. E quindi lì quel giorno non ho donato e non ho fatto la tipizzazione, non ho fatto nulla. Mi hanno informato, nel mese successivo ho fatto un piccolo appuntamento in cui la dottoressa mi ha spiegato che cos'è. E poi mi sono tipizzato che in realtà è un prelievo di sangue banalissimo. Molto semplice. Sì. E poi è arrivata la chiamata perché avevano bisogno di te, però dopo un sacco di tempo. Sì, nel 2012, marzo del 2012, in realtà mi hanno chiamato in settembre dicendomi che avevano trovato una compatibilità. Da lì è iniziato un iter in cui hanno analizzato il mio sangue in maniera più approfondita per valutare una reale compatibilità, che è durato circa... ho fatto due appuntamenti in tre mesi. Sono risultato compatibile al primo e anche al secondo, a quel punto ero il donatore giusto per questa persona. E spieghiamolo a chi ci sta guardando, è una donazione, nel senso non è un intervento complicato, non è niente di cui avrei paura? No, paura non ha senso averne, bisogna essere informati e in questo il centro trasfusionale è di una competenza infinita, nel senso che ci sono i dottori che spiegano esattamente che cosa avviene durante la donazione, che sia essa come midollo osseo o come cellule staminali per sangue periferico, che è il mio caso. Io ho donato con quella metodologia. Che è una metodologia un po' meno invasiva rispetto invece al prelievo di midollo? Sì, diciamo che entrambe hanno un certo tipo di diciamo così di percorso. In una c'è un'operazione che prevede un'anestesia totale, nell'altra non c'è. Tutte e due hanno lo stesso scopo, quello di salvare una vita, però la scelta non, almeno cioè la scelta i medici la lasciano comunque sempre al donatore. Quindi si può scegliere in che modo donare. Per me non dopo tutti gli esami che mi hanno fatto hanno dimostrato che io ero diciamo così compatibile con tutti e due i sistemi di donazione. Uh-huh. Ho lasciato la scelta al paziente, ovviamente. Paziente che tu non conosci, perché quando si fa la donazione non si sa dove va a finire quello. No. che si dona. Sai se è in Italia, se è all'estero? Ho detto già il mese, non credo che sia giusto. Giustamente per privacy, hai ragionissimo.
E poi sei entrato all'interno dell'ADMO invece in modo più, diciamo, ti sei sentito più coinvolto una volta che hai fatto la donazione? Diciamo che subito dopo la mia donazione, che è avvenuta in maniera, come dicevo anche lì, non avevo ancora conosciuto nessuno che stava male, quindi non avevo avuto quel trasporto emotivo. Sapevo chiaramente che questa persona che subiva il trapianto viveva grazie a questo, però un conto è conoscere personalmente una persona che ha subito questo tipo di avventura, chiamiamola, negativa ma comunque sia, un conto è non aver conosciuto nessuno. Dopo ho conosciuto Claudio, ho conosciuto Emanuela, ho conosciuto questo mondo e chiaramente avendo un confronto umano diretto ho capito la reale, il reale impegno che c'è, no, non il reale impegno, scusate, il reale la reale importanza di quello che si fa quando ci si tipizza prima di tutto e poi se si è fortunati si dona anche, insomma. Insomma, si dona e si salva una vita potenzialmente, sì. Quindi alla faccia dell'importanza, possiamo dire. Quindi io vi invito nuovamente per la terza volta, se potete andare a tipizzarvi, perché è importante rientrare nel registro, perché potrete un giorno forse salvare una vita. Rolando, io ti ringrazio, grazie mille per il tuo tempo e alle nostre prossime interviste. Grazie per averci guardato. Arrivederci.